contrario è la natura. È stato letteralmente preso d'assalto lo stand delle Marche, in occasione del 31esimo Salone Internazionale del Libro a Torino. Ampio spazio è stato dedicato alla provincia di Pesaro Urbino e alle sue iniziative culturali, con particolare attenzione rivolta a due artisti che tutto il mondo ci invidia, Rossini e Raffaello. Gli eventi sono stati presentati dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, che definisce Torino un'importante vetrina nel panorama editoriale internazionale, dove esporre due testimonial d'eccezione del territorio di Pesaro e Urbino, Rossini e Raffaello, due personaggi planetari che fanno parte dell'identità culturale del paese. Quattro le iniziative presentate da Minardi per far rifiorire la nostra regione, attraverso la letteratura, l'arte, la cultura e il turismo. Abbiamo presentato l'epistolario di Rossini, grazie alla Fondazione Rossini, e Raffaello da bambino con la rivista scientifica dell'Accademia Raffaello, il premio letterario Letteraria che si svolge a Fano nel mese di ottobre e la ricostruzione della biblioteca che oggi non esiste più sul territorio, era prima ad Urbino, poi ad Urbania, ma da 400 anni è stata spostata a Roma, la ricostruzione della biblioteca dell'ultimo duca di Urbino, Francesco Maria della Rovere. Ecco, questo è anche questo un progetto editoriale molto, molto importante anche dal punto di vista non solo scientifico ma anche culturale. Thank you.